noi facciamo un volo tra quello che è il nostro piccolo mondo, perché poi fondamentalmente il mondo è piccolo e di piccolo resta quanto si possa girare tutto in un sol boccone o in un sol click, perché da Kathmandu in Nepal noi voliamo tranquillamente e andiamo direttamente a Buenos Aires. E facciamo i 13.000 chilometri di sempre. Ti è piaciuta questa cosa qui? Io da Kathmandu sono praticamente volato direttamente. Sono visto proprio l'aereo che vero. Girava esatto, tra le montagne, sì. Poi le Ande, via per essere lì a Buenos Aires. A Buenos Aires. Buongiorno. Senti, che ore sono? Anzi, lì? Buonasera. Buonasera, qui sono le 4.25, poi diamo questo tocco di magia diffuso che fa anche molto trendy. Oggi qui è martedì, sono le 11:30 ed è la prima giornata un po' uggiosa dopo un'estate lunga e calda, devo dire. Ieri sera si moriva del caldo, si moriva letteralmente. Stranissimo, perché qui comunque maggio è più o meno come novembre in Italia, quindi sai, c'è pioggia, invece ancora niente, si sta una meraviglia. Bene, questo è il clima di Buenos Aires, quindi se volete fateci una bella capatina. Abbiamo raccontato con il nostro amico Francesco Vercillo giusto un paio di settimane fa di quanto Buenos Aires sia appetibile o appetitosa o nello stesso tempo da mangiare o da bere con il mate, ma fatevi un giro anche nei quartieri che vi abbiamo un po' confezionato ad hoc, perché è bella, perché ne vale assolutamente la pena. È ecco. bella. Noi ieri sera siamo andati a cena con un amico italiano che è venuto qui dopo, diciamo, per farsi una vacanza un po' lunghetta, e è stato qui tipo un mese e mezzo, immaginati. E ieri sera finalmente ha fatto la cena di saluti, perché questa mattina prendeva il volo, e sai, una luce nuova, che poi è la cosa che succede a tutti quando stanno in vacanza, no? Vuol dire bravo che sei, stai un mese e mezzo in vacanza, ma mi ha detto delle cose molto belle su come la città l'ha accolto, su come lui è riuscito a prendere l'energia della città, ha detto che torna indietro con una serie di valori cambiati, meglio, insomma proprio sai, un momento molto bello c'è stato ieri sera, devo dire quasi commovente, e come a molti è successo, compresi noi, la serata è finita con ma penso che tra 3 mesi sono di nuovo qua. Beh, è comunque sapere che attraverso quelle che sono poi le diverse compagini italiane, perché poi Buenos Aires è molto Italia, no? Molto italiano. È molto Italia, ma molto bella Italia, diciamocelo proprio così. Sì, è uno dei pochi posti al mondo dove essere italiano, permettetemi di dirlo, non è un problema, perché insomma, come dire, ci sono una serie di nazioni dove vendi, dice sei italiano, ok, a me è successo. Invece qui no, Tano, cioè non si discute, il Tano si ama, punto e basta. Ed è una cosa assolutamente uniforme, trasversale, e hai una marcia in più per loro, che poi tu non te la vedi addosso ovviamente. però loro mi dicono. Sì, no, guarda, io non sono l'ultima persona che si può pensare di essere un dandy di città, non è che vado in giro vestito in maniera che... Assolutamente. E stando qui molti mesi l'anno compro le cose qui. Mi hanno detto, ma si vede che sei italiano da come ti vesti. E io ho detto, ma sono tutte cose che ho preso qui a qualche centinaio di metri. E ha detto, ma il vostro modo di indossare le cose, quindi senti anche un po'... Il portamento penso sia un po' una differenza. Una bella carezza all'ego, sì, è una bella carezza all'ego. Ah, oh, questo è importante. Siamo tra una parola e l'altra, per chi magari è arrivato in questo momento, siamo con anche, voglio ricordare, Sandro Rossetti, che da l'altra metà di IM, you are, ok. Esatto. Perché esatto. You are I am, quello che è giusto quando si dice you are I am, perché poi dietro l'anima di I am Social Music News c'è Sandro Rossetti che elabora e confeziona aggiornamenti o meno. La parte più tecnologica. Logica di MSOC, che vi consiglio di visitare per chi magari ancora non ha preso visione attraverso i vari tutorial YouTube per capire di che cosa stiamo parlando. E nello stesso tempo mi fa molto ridere che sono la parte tecnologica, perché normalmente in questi film che raccontano, no, sì, di applicazioni, startup, cose, sì, tecnologiche, la parte tecnologica è sempre il ragazzino brufoloso. È vero. Che non rimedia nessuno e che sta ore e ore. E io non mi ci vedo molto, insomma, a 51 anni, però va bene. Va bene, facciamola anche questa parte da youtuber, va molto di moda, guarda, vanno veramente molto di moda.
Diciamo sì, che se noi da bimbi, sì, guarda, io sto riscontrando che in, proprio il lavoro youtuber, quello che dice guarda che si deve usare questo gioco in questo modo, perché devi far così, perché devi combattere cos'ha, insomma quello che dai consigli in tutto e per tutto, che quasi quasi te lo gioca lui poi fondamentalmente il play alla fine, sta andando veramente tantissimo, tant'è che si sta facendo anche un film in Italia, su uno degli youtuber più pagati e più blasonati, e devo dire la verità, il ragazzo sta facendo veramente molta strada, questo ha 20 anni, complimenti tra l'altro per la voglia di imprenditorialità. No, ma guarda che ci sono dei fenomeni della rete che non vi diresti mai. A me hanno raccontato l'altro giorno di un ragazzo italiano che molti anni fa, quando diciamo era appena uscito il telefonino, queste cose qui, si è inventato un'applicazione molto stupida che accendeva il flash e diventava una torcia. L'abbiamo scaricata in molti quando ancora non c'era di sistema questa cosa, eccetera eccetera, e poi la torcia, e lui si è trovato ad essere l'app più venduta negli Stati Uniti, e ci ha fatto montagne di soldi. Continuano ad usarla perché nonostante ci sia soltanto con la pubblicità, senza niente, da un'idea molto stupida. E come ha detto lui, la cosa mi è piaciuta poco, perché probabilmente ha ragione, le app che funzionano di più sono quelle che fanno una cosa semplice, banale, un task verticale, mi serve per fare questo. Sì. E in questo noi non c'entriamo molto. Sì, ecco. Sì, devo dire la verità che siamo un po' un all in one. Ma è un all in one, guarda, sai, è un all in one che se giri bene, parlando di IM Social Music News, quindi mi invito magari App Store piuttosto che iTunes a scaricarvi, ok, questa applicazione per poterne anche gustare la magia. C'è in questo all in one comunque molta interagibilità. Si vede anche poi, perché attraverso la condivisione che è semplice, oppure il poter postarsi l'informazione allo stesso metro a distanza di 4 giorni sopra con chi te lo racconta, è anche importante. Ma guarda, noi ne parlavamo l'altro giorno con un nostro amico che è un esperto di comunicazione, e parlando in generale di quando si fanno questi progetti, di quando si cerca di capire le tendenze del mercato, e le domande che ci ha fatto sono, diciamo, di tutte di un certo tipo, perché comunque immaginano che la fruizione della tecnologia di una persona sia sempre fatta secondo determinati schemi. Invece no, io vedo gente che usa la tecnologia nella maniera più creativa e inimmaginabile, e quindi poi più di tanto non lo so, devi riuscire a entrarci dentro. Io so di gente, di condomini per esempio, che si sono inventati con i gruppi di WhatsApp una specie di antifurto gratuito. Esatto, cioè il classico messaggio che poi è una cosa geniale, è un alert che arriva in maniera diretta e in maniera precisa e soprattutto veloce. Sì, perché poi magari c'è la vecchietta del secondo piano che non esce di casa, che non apre la porta se senti un rumore, però se le spieghi come si manda un messaggino, lei manda i messaggi e quindi dice guardate che a tal piano, poi hanno fatto, l'ho visto sulle Iene questa cosa. Tu pensa, a Buenos Aires mi racconti quello che hai visto sulle Iene Milano. Sì. Ma sai, ma il mondo è stupendo, piccolo, poi ormai non lo vedo neanche in televisione, lo vedo via internet, via Facebook, con i post. Noi ci scopriamo la stessa cosa succederà a te. Assolutamente, noi ci condividiamo delle cose molto carine e simpatiche, che a volte sono davvero delle situazioni particolari, un po' come quel ragazzo che oggi a Torino è stato portato dentro perché andava in giro vestito in maniera un po'... Vestito da Gesù. Da Gesù, sì. Ma ti pare una cosa del genere? Ma ti rendi conto? No, vabbè. Pazzesco. L'ho postato anch'io su Facebook perché la trovo veramente... A parte una cosa geniale, insomma, veramente. Con tutto il rispetto per la religione non ci vedo niente di male. Assolutamente. Cioè vestito come il capo, come si dice in questi casi, e no, invece questa cosa non si può fare. Leggete l'articolo se avete voglia, perché è interessante, perché poi non è chiaro qual è il reato che è stato commesso. Quello è vero, di cosa non... possiamo incriminare il giovane? Di essere somiglianti? Nel senso che lui di avere non è degli che stessi panni? Da... No, sì. Come possiamo però? È vero, questa è una cosa molto intelligente. Sì, questo diceva l'articolo, perché poi in realtà lui non ha violato nessun codice, non è che ha avuto un comportamento che dici blasfemo o cosa, semplicemente si faceva fare le foto e prendeva i soldi. Punto. Come a Roma, come dire, è pieno di centurioni. È vero, i centurioni fuori dal Colosseo, è un po' una cosa del genere. Sì.
Ti vedi questi poveri disgraziati che stanno d'estate sotto forse il Colosseo. Era Torino forse la cosa che stonava un po' attraverso gli abiti del ragazzo, magari in un altro contesto poteva essere un po' più accettato. C'è la sacra sintone, dici, quella per motivo lì, non lo so. Comunque la religione è difficile ragionare, quindi è vero. Lo riportiamo soltanto fatto, poi ognuno di noi prende le distanze o lo interpreta come ai postumi vuole. E non i posteri l'ardua sentenza. Senti, allora quest'app che comunque si vestirà di nuovo, perché tra poco uscirà una nuova release, sì. se mi permetti di anticipare questa cosina che è molto bella. Sì, come no, siamo proprio in fase di terminazione delle ultime cose, come dice l'architetto quando vi sta ristrutturando casa, mancano soltanto dei piccoli dettagli, che poi succede che stai riparando 20 giorni perché stai lì facendo i ricami. Io spero di non fare tra virgolette l'architetto del caso, dovremmo mandarla in un paio di giorni se non in 24 ore, perché mancano veramente poche cose, e c'è tutta una veste grafica rinnovata, una navigazione rinnovata, ci sono le nuove pagine di informazioni dei gruppi che sono già nella versione online, ma lì saranno ancora più complete, e stiamo andando verso una riscrittura di tutta l'interfaccia, cosa già pensata da diverso tempo ma realizzata purtroppo soltanto adesso, perché poi che in alcuni casi ho avuto la fortuna anche di guardare in anteprima, devo dire la verità, le novità per giocare un po' con le parole, no, sono importanti, perché sono anche testimonianza di un riscontro che ha l'utente. Sì, in realtà noi abbiamo un target molto particolare con l'app a livello di utilizzabilità, perché come sapete la nostra app parla, e quindi abbiamo un vasto numero sparsi in tutto il mondo di utenti non vedenti che la usano, ovviamente, perché parlando già di per sé diciamo dà tutta una utilizzabilità differente, non soltanto perché è accessibile, come si dice in questo caso, cioè i bottoni corrispondono a dei comandi vocali eccetera eccetera, ma perché ogni feedback, ogni cosa che succede nell'app, essendo una radio barra televisione interna nel telefonino, parla, e quindi gli dà la possibilità di farlo. Però in realtà poi noi abbiamo cercato e stiamo cercando di prendere da quella modalità di utilizzo del telefono, cioè il telefono che ti parla, non sei tu che detti le cose al telefono, ma è il telefono che in determinate situazioni te le racconta, di mettere a disposizione anche nella modalità non voice over. La modalità voice over significa messo per i non vedenti, sì. Nella modalità normale nella quale utilizziamo tutti noi le applicazioni, la nostra app, con tutta una serie di bagaggi tecnologici, basta che voi tenete premuto un qualsiasi tasto, una qualsiasi voce di menu, e l'applicazione vi risponde, vi dice cosa c'è, a cosa serve quel bottone. Io ci tengo molto a che questa cosa sia perfettamente funzionante nell'app, perché io sono di quelli che usa il telefonino molto in macchina. Io quando sono in Italia viaggio centinaia e centinaia di chilometri, perché ho la mamma da una parte, la sorella dall'altra, la casa te la giri lungo il lago l'Italia, e amici dall'altra, quindi veramente faccio Veneto Calabria senza nessun problema, e quindi sto ore e ore in macchina, e tendo a distrarmi quando ascolto una app con il telefonino che mi manda musica, che siano l'app A, B, C, D o E, perché devo guardarlo. Invece io sto cercando di fare in modo che la nostra app sia utilizzabile anche senza guardare il telefonino, mentre stai guidando, mentre stai facendo mille cose, perché è utile, prima cosa. E secondo, uno dei motivi che ci ha, come dire, spinto a progettare l'app è quella di fare una cosa che mi permette di usare il telefonino come una radio o una televisione, cioè una cosa alla quale tu non devi dare tutta la tua attenzione, che ti informa sulle cose che vuoi essere informato, senza però essere lì guardando lo schermo da 4 pollici e mezzo del telefonino tutto il giorno. L'uso face to phone, se vogliamo usare questo termine, un po' più rispettoso rispetto a quelli che possono essere i comandi vocali usati da non vedenti, e non solo, perché poi c'è anche la comodità anche nostra di poter agire comandando, come il classico Siri, che dir si voglia, l'app per tutto, esatto, quello che può essere lo spostamento all'interno.
Ma poi sai, si parla sempre di queste due categorie, no? Non sì. vedenti, e... ma poi in realtà ci sono gli ipovedenti, cioè tutti quelli che stanno in mezzo, dalle persone che hanno una certa età e cominciano ad avere problemi, come voi, vedo che avete gli occhiali. Io eccoci, no, qua. Ancora resisto, miracolosamente resisto. Sei un over che senza occhiali, complimenti. Esatto. Non so se a voi vi è mai successo, ma una linea di un menu del telefonino che non riesce a leggerla perché è scritta troppo piccola, perché non la... Allora, in questo caso no, basta che tieni premuto e se c'è un... Se stai premendo su un video ti dà il titolo, il canale dove lo stai ascoltando, se è un canale ti dà il titolo, se è una news ti legge la news, se sono le previsioni del tempo ti legge le previsioni del tempo. Non vedo, tengo il dito là sopra dove non vedo e il telefono mi dice quello che non riesco a leggere. Mi sembra automatico, dovrebbe essere standard in tutti i telefonini questa cosa. Invece no, non c'è nulla per gli ipovedenti, a parte allargare un po' i font, ma sempre tutto fatto perché tu il telefonino lo debba guardare. Che è brutto, perché poi io ieri ho preso la metropolitana qui a Buenos Aires. Una volta in metropolitana ci si guardava, magari sentivi musica, ma ci si guardava. Adesso no, sono tutti chini. Qui a Buenos Aires il telefonino funziona in metropolitana, tutti chini sui telefonini. Guarda, tutti, stai praticamente tutti rispecchiando quello che succede un po' in tutto il mondo, perché da Buenos Aires a Milano, che il passo è breve, piuttosto che Roma o altre città che possono essere citate come New York e così via. Quindi abbracciamo un po' tutti i continenti. Pare che sia veramente una malattia quella di star chini, attenzione, perché questa è la comunicazione che oggi stiamo vivendo con il forse l'abuso anche di questi mezzi di comunicazione che sono gli smartphone. Sì, è come se il mondo fisico... C'è un video molto bello di una... di seconda importanza. C'è un video molto bello di una ragazza giapponese che tra l'altro ha vinto un gran bel premio in per questa sorta, sì, di un'idea meravigliosa. Sorta di cartone animato che rappresenta un po', raffigura tutto il male che lo stesso telefonino procura attraverso il viaggio di questa persona che china su se stessa, non guarda quello che fa, inciampando in tante situazioni, arrivando poi alla fine a non esserci più. Beh, ma io ne ho visto un altro fatto in Inghilterra, sì, si sentiva proprio dall'accento, ed è la classica famiglia borghese inglese a tavola, diciamo media borghesia, tavolo, i due figli, figlio maschio e figlio femmina, la moglie, il marito e i figli, pippa, 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 messaggino, 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 scrivo, e il padre dice... non scriverlo adesso. A un certo punto si vede il padre che si alza tranquillo, sì, va nello studio, torna con la sua macchina da scrivere di 30 anni fa, bella pesante, la prende, la sbatte sul tavolo, sposta il piatto e comincia a fare un rumore pazzesco scrivendo tutti i tasti finché i figli non prendono il telefonino, lo mettono nella tasca e si mettono a mangiare. Bella, una gran bella idea, davvero bella, bello anche bella idea, racconto, perché poi fatto con lo humor inglese, quindi immaginatevela, anzi andatevela a cercare su YouTube. Sono le cose che fanno riflettere, poi fondamentalmente queste, quelle che ti mettono un po' all'angolo e dici ma insomma, vabbè, però poi li usiamo un po' tutti, chi le progetta come te o chi ne è un... No, ma senza demonizzare niente. Praticamente, no? esatto, chi ne è poi un consumatore come me o come tanti, no? Perché questo è il modo nuovo tra l'altro di esserci ed è bello anche poi viverci. Questi dovrebbero essere un po' i classici passaggi, no? Con te per esempio lo stiamo facendo in diretta Skype da Buenos Aires e ci stiamo raccontando un po' come funzionano queste app, un po' di retroscena di queste app, di questi applicativi che poi vengono a essere consumate volentieri un po' da tutti. I Am Social Music News ne è una gran bella testimonianza. Grazie. Sai, la differenza è tra l'uso e l'abuso. Bravo. Queste cose. Questo è fondamentale. Io ricordo un mio capo in una società di informatica dove ho lavorato negli anni 90, che quando andava a fare le presentazioni sui prodotti, sui software che vendevamo, eccetera, eccetera, spiegava il concetto di tecnologia nascosta ma effettivamente presente. Portava l'esempio dell'automobile, perché l'automobile, al di là di mille fricchicchi che ci puoi mettere, eccetera, eccetera, ma poi alla fine, da quando è stata progettata, tu c'hai la frizione, il freno, il cambio, a parte le automatiche, e i comandi sono sempre quelli. L'automobile si guida, cioè una persona del secolo scorso o che degli inizi del secolo sarebbe in grado di guidare una macchina di adesso e il contrario.
E lui diceva, nonostante ci sia un'enorme tecnologia che è stata sviluppata, l'ABS, l'antitrack, tutte queste cose che ci sono dentro il servo sterzo, cioè è tutta tecnologia molto efficace, molto potente, ma completamente trasparente. Tu non ne hai la coscienza, tu non sai quante misurazioni al secondo la macchina fa, perché deve distribuire il peso, perché deve evitare il rullaggio. La tecnologia dovrebbe tendere ad avere questa funzione, cioè a migliorarti la vita, dandoti più tempo libero, ma se poi il tempo libero tu lo passi soltanto guardando la tecnologia, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna ed è vero. Se hai un'ora di tempo libero per poterti fare una passeggiata in mezzo ai papaveri, fattela, ma senza guardare il telefonino in mezzo ai papaveri. Perché se no ha sbagliato tutto. Ed è così, perché capita poi anche questo, di essere lì a far giochi, sì, e a messaggiare volentieri o a telefonare mentre si cammina, piuttosto che è vero. Io so, come dire, bazzico spesso Roma quando sono in Italia, e io ho visto gente davanti al Pantheon, turisti davanti al Pantheon che ci passavano, gli davano una guardata mentre stavano al telefono o rispondevano su Twitter, facevano una foto al Pantheon e poi andavano dritti, senza neanche fermarsi. Questo non lo posso fare io perché ci lavoravo vicino, tutti i giorni ci passavo davanti e va bene. Però voi no, non puoi, queste cose no, per piacere, non fateci vedere questi flash, questi click e fuga, non fateli. Perché poi toccate fuori questo click. Dimmi. Nella casa di Steve Jobs, i figli avevano il permesso di usare il telefono, l'iPad, qualcosa come 2 ore al giorno, punto. Poi basta, cioè non avevano il permesso di usarlo se non per poche ore della giornata. E stiamo parlando dei figli di Steve Jobs, che è uno che... Dici che aveva qualcosa a che fare con gli iPad loro, sicuramente. Sì, sì, poi lui, come dire, è uno a cui la tecnologia è sempre piaciuta, però certo. Una cosa è una cosa che ti piace, una cosa è la masturbazione del mezzo, no? certo. Attenzione, pensiamo non pure che... L'amico non è quello solo su Facebook, ma magari è quello con cui sei andato a fare una gita e che adesso sta seduto vicino a te a guardare il telefonino. Ogni tanto parlatevi, non mandate solo ogni tanto raccontatevela, non messaggiate e basta. Sai, questa cosa io la sento molto, perché vivendo 6 mesi qui, noi siamo forzati ad avere con gli amici d'Italia quando siamo qui, con gli amici di qua quando siamo in Italia, un rapporto non fisico per molte ore, molti mesi dell'anno. Quindi io questa cosa del rapporto, di toccare o di sentire il respiro di una persona mentre ci parli, perché lì a un mezzo metro da te, è una cosa che, della quale sento sempre di più la mancanza. Quindi quando vedo la gente che si perde questa possibilità, perché magari abitano nella stessa cittadina, sono tutti amici, però non usciamo, stiamo su Facebook, ci parliamo su Facebook, no. Cioè, fate un partito al risico. È vero. Detto alla romana. No, ma sono cose poi sagge, al di là di essere saggi, sono cose anche vere, perché sono realtà queste. Ed è quello che praticamente a volte cerchiamo anche di comunicare con queste belle chiacchierate che ci accompagnano volentieri anche dall'altra parte del mondo, ma che non ci danno questa distanza. No, ecco, questo è importante. IM Social Music News, Apple Store, iTunes, download tra pochi giorni la nuova release. Socialmusicnews.com. Ecco, oppure i classici canali a proposito di quello che abbiamo raccontato finora, social, per essere presenti ed essere sempre vincenti con un'app davvero molto bella. L'app è gratis, se vi piace scaricatela, e soprattutto anche se non vi piace fateci sapere perché a noi ci interessa. È un progetto nuovo che sta maturando adesso e che sta virando verso più sfaccettature, come potremmo dire. Assolutamente. Però per noi è veramente interessante il vostro punto di vista. Io ho colloqui epistolari con parecchi utenti, ne scrivevo stamattina a un nostro cliente, un nostro utente, un nostro ascoltatore, non so come dirlo, che si chiama Eric, parlando sulla modalità di utilizzo, le cose che gli piacciono, le cose che non gli piacciono. Mi piacciono i jingle, però non mi piacciono alcuni, questo sì, questo no. Per noi va benissimo, perché comunque già il fatto che ci date un'opinione positiva o negativa per noi è importante. È un modo anche di crescere insieme con un'app che parla e non soltanto si ascolta. Questo è importante anche sottolinearlo.
Certo, è come, come dire, come il prodotto che tu stai confezionando. Voi siete una radio, è importante avere il feedback del pubblico, perché ti piace questo, non ti piace questo, qui andava male, qui andava bene. C'ho ricordi di quando di quando eri jockey. Rimangono ancora pochi bit di informazione, come però ci sono, ci sono, poi quella sì, che sì, la tonalità regge, Sandro, è davvero la grande, complimenti ancora. Senti, grazie. Allora buon lavoro a te, buon lavoro a IM Social Music News, download gratuito, ripetiamolo, da iTunes, e presto nuovi aggiornamenti, e noi ci sentiamo prestissimo per parlare ancora con voi. Buona primavera. Grazie, ciao Sandro, ciao.